l'Europa e le riforme istituzionali. È stato questo il tema dell'incontro dibattito che si è svolto al Palazzo Comunale di Bibbiena. Presente l'europarlamentare onorevole Nicola Danti, il quale ha parlato del presente e del futuro dell'Europa. Ma il presente dell'Europa è di un'Europa che è fortemente impegnata a trasformare se stessa, a essere protagonista nel mondo che cambia, perché l'Europa è ormai una piccola realtà nel mondo, tante altre realtà sono economicamente più forti, in crescita. Noi dobbiamo preservare le nostre ricchezze, preservare il nostro futuro, le nostre imprese, le nostre aziende, la nostra centralità nel mondo. Per far questo abbiamo bisogno anche di cambiare, l'Europa non può stare in questa maniera, ha bisogno anche di regole più semplici e ha bisogno di investire sul proprio futuro, su alcuni settori strategici, dal digitale all'economia verde, all'innovazione tecnologica e a riportare in Europa alcune produzioni industriali che purtroppo non abbiamo. Ha portato la sua testimonianza anche il dottor Michele De Angelis, presidente dell'associazione Arezzo per l'Europa. Beh, diciamo che il titolo e l'argomento sono entrambi particolarmente stimolanti. Sì, è compito proprio dell'associazione stimolare l'interesse per i temi europei. L'abbiamo detto più volte, le tematiche europee sono fondamentali anche per risolvere le problematiche del territorio. Abbiamo iniziato la scorsa settimana con una senatrice, Raffaella Paita, è stato un bellissimo intervento. Oggi abbiamo un relatore altrettanto importante con una grossa esperienza europea e vorremmo parlare di tematiche istituzionali e di riforme con una persona molto competente. Arezzo per l'Europa è nata prima del Covid, ha avuto ovviamente una grossa battuta d'arresto per la pandemia, ma adesso stiamo riprendendo con veramente interesse per stimolare una visione liberale e progressista e europea che possa essere poi portata in Italia.